simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto, ed è cresciuto ed è divenuto albero, e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami. Intanto cerchiamo di contestualizzare il testo appena letto. Gesù si trova nella sinagoga ed è sabato. Guarisce gli ammalati e istruisce secondo le scritture. A seguito di uno scontro con il capo della sinagoga, Gesù rivolge una domanda ai presenti: a cosa è simile il regno di Dio e a chi lo paragonerò? Gesù forse attende qualche istante prima di rispondere alla sua stessa domanda, poi descrive il regno di Dio. Un regno di rifugio, di riposo. Gesù parla di un orto nel quale viene piantato un seme. Quando penso ad un orto mi vengono in mente quei bellissimi e curatissimi filari di pomodori, melanzane e peperoni, tutti ordinati e zappettati con cura. All'interno di questo orto cresce un albero, piantato per creare un rifugio, un riparo. Perché è necessario un posto dove ripararsi? Stanco, sudato, con i piedi e le ossa doloranti, gli occhi rossi dalla fatica di una vita combattuta contro te stesso e il male che ti circonda, hai sicuramente bisogno di un riparo. Devi pensare e convincerti che puoi trovarlo nel regno di Dio. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, ci ricorda un combattimento giornaliero. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Il regno di Dio, che è casa tua, sarà un riparo da quel sole arido, qual è il peccato che ci consuma durante il nostro cammino. E all'arrivo sotto quell'albero troverai Gesù che ti aspetta per abbracciarti e festeggiare. Buona giornata.